Ciao Raffaella, Hare Krishna. Sì, come sappiamo dai media, la situazione in Ucraina è molto difficile, ma diventa ancora più drammatica quando senti le testimonianze dal posto. Per noi l'Ucraina è un paese particolarmente importante, abbiamo più di 50 centri tra fattorie, templi e progetti vari e il Tempio di Kiev è un tempio molto grande che ospita centinaia di persone. È stato evacuato in queste ore perché appunto non c'erano più le condizioni per poter rimanere lì. Abbiamo preso le divinità, che per noi rappresentano un aspetto importante, fondamentale della nostra religiosità, e un po' alla chetichella, in gruppetti, ci siamo allontanati da Kiev per destinazioni che non vengono rivelate perché appunto tutto può essere estremamente pericoloso in questi momenti in quella zona, non solo per la guerra, ma anche per dei fenomeni di banditismo che sono venuti a creare con la distribuzione, a seguito della distribuzione di massa di armi che il governo ha fatto alla popolazione. Quindi in mezzo c'è di tutto, come si dice, qualcuno che con spirito patriota va a difendere la nazione, ma qualcun altro invece che ne approfitta. Quindi bisogna stare veramente molto attenti. Anche un nostro confratello nei giorni scorsi è stato ferito da un cecchino, aveva una mano all'addome, era uscito per cercare di procurarsi del cibo per la famiglia, per i suoi bambini, e, ore di grande ansietà perché non si potevano raggiungere gli ospedali e quindi lui è stato curato prevalentemente dalla moglie e dai vicini e fortunatamente dopo qualche ora, perché sono passate delle ore, è riuscito ad ottenere un'assistenza più qualificata, sono stati estratti i proiettili e adesso sta meglio. Diciamo, non sta bene, ma sta meglio. Quindi la situazione è drammatica, le comunicazioni sono molto difficili perché, come sai, sono stati bombardati anche le torri che ospitano appunto i ripetitori per le comunicazioni. In alcuni casi si riesce solo a comunicare tramite radioamatori, e fortunatamente all'interno del nostro gruppo ne abbiamo, ma è tutto estremamente complesso. Questo flusso ininterrotto di persone, ormai sono oltre 1 milione, che si sono riversati sui paesi limitrofi, che devo dire hanno aperto fortunatamente tutti immediatamente le frontiere, quindi l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Romania si sono attivate, come noi ci siamo attivati subito per andare in questa zona di frontiera e intercettare questo flusso, offrendo soprattutto un pasto caldo, perché chi è venuto via dall'Ucraina per giorni, semmai con grandissime difficoltà di spostamento, ha mangiato quel che capitava, prodotti confezionati, prodotti insomma che non, sicuramente non erano molto salutari, si sfamavano ma non avevano un pasto decente. Quindi noi gli abbiamo offerto un pasto caldo e abbiamo aperto anche tutti i nostri templi e anche le nostre case private per poter ospitare questi nostri confratelli. Noi non ci rivolgiamo solo a loro, però ovviamente la nostra è un'organizzazione in Europa piccola e facciamo quello che possiamo cercando di dare assistenza a 360 gradi nei limiti delle nostre capacità. A livello italiano stiamo proprio in queste ore cercando di capire la massima capacità di ospitalità che possiamo raggiungere sul nostro territorio, così lo stiamo facendo in tutta Europa, cercando di vagliare appunto tutti i luoghi dove sia possibile ospitare delle famiglie o anche delle persone singole. Domani noi avremo la nostra prima rifugiata dall'Ucraina qui, a Villa Vrindavan, al tempio da cui ti sto mandando questo messaggio, a Firenze, e dovrebbero seguirne degli altri. Abbiamo anche attivato dei canali di preghiera individuale e collettiva. Noi crediamo molto nella forza della preghiera, nella recitazione del mantra, in particolare il mantra di Krishna, che possa veramente portare buone vibrazioni per alleviare queste sofferenze nel mondo e anche andarle a risolvere. Quindi avremo un weekend, il prossimo weekend sarà totalmente dedicato al canto dei santi nomi e alla preghiera con i fini che ti dicevo prima. Preghiamo tutti affinché questa situazione di conflitto terribile possa migliorare, andare al più presto verso una soluzione che riporti la pace in quelle terre che sono così care a tutti noi. Hare Krishna.